Diverse sono le attività su cui sta lavorando il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Stiamo mettendo in campo una serie di azioni e questo il commento rilasciato ai nostri microfoni dal presidente del Parco Tommaso Pellegrino. Le attività sono veramente tante, stiamo lavorando su diversi fronti, adesso da settembre metteremo in campo questa cabina di regia per il monitoraggio delle azioni che abbiamo intrapreso contro le plastiche, contro l'utilizzo delle plastiche. A breve presenteremo le prime aziende con marchio Parco, presenteremo il disciplinare per la rete del gusto della dieta mediterranea. Beh, devo dire c'è una grande azione, abbiamo da poco inaugurato la prima stazione di bike sharing ad Acea per favorire quella mobilità sostenibile rispetto alla quale noi riteniamo ci debba essere un grosso impegno in un'area protetta appunto come la nostra, anche per disincentivare all'utilizzo delle macchine, delle auto e quindi anche lì andare in linea con quella che è la dieta, è lo stile di vita della dieta mediterranea, cioè quella di fare attività, quindi la dieta mediterranea non è soltanto una corretta alimentazione ma anche un corretto stile di vita e quindi anche su questo stiamo lavorando. Appunto sarà attivo la filiera delle carni di cinghiale perché andiamo a completare con l'affidamento a chi dovrà poi gestire la distribuzione e anche la commercializzazione. Beh, diciamo che veramente stiamo mettendo in campo tutto una serie di azioni, avremo un nuovo sito del parco perché stiamo chiudendo l'avviso pubblico che abbiamo fatto, la manifestazione di interesse per cercare quindi di adeguare e creare un sito anche più accessibile e più fruibile da parte dei cittadini. E diciamo che ci sono veramente tante azioni, stiamo facendo una serie di interventi mirati per migliorare la fruibilità di una serie di servizi, c'è un grosso impegno, siamo, ripeto, veramente su diversi fronti, siamo impegnati su diversi fronti a cercare di dare dei contributi concreti, perché io penso che oggi il segnale, il messaggio che noi dobbiamo dare è che oggi il parco non è un qualcosa di estraneo al territorio, di estraneo alle famiglie, di estraneo alle nostre comunità, ma il parco è un qualcosa di concreto, stiamo realizzando veramente tante opere utili, tante iniziative concrete, poi certo ci sono tantissime emergenze, ci sono tantissime situazioni, ci sono tantissime richieste, ci sono tantissime problematiche indubbiamente, ma non possiamo pensare che oggi il parco è l'unico ente che risolve i problemi, non possiamo pensare che oggi abbiamo la bacchetta magica e che tutto si può risolvere. Noi stiamo lavorando, ci stiamo mettendo la faccia, ci stiamo mettendo l'impegno, il cuore insieme ai sindaci, insieme a tanti amministratori, insieme a tante associazioni che devo dire ci danno una mano quotidianamente, il lavoro stiamo cercando di svolgerlo al meglio. Poi è chiaro, le critiche non mancano, ma anche quelle fanno parte per cercare di migliorarci, di fare meglio.